Benvenuti sul canale del Predone, amici. Siamo di nuovo con Total War Rome 2 e con i nostri suebi nella loro pazza idea di conquistare il mondo conosciuto fino ad allora. Allora, a parte le cazzate che dico, cerchiamo di ricordarci un attimino quello che stavamo facendo. Allora, c'è la nostra Marcatrude, o Marcatrude che dir si voglia, che ha livellato, quindi più 20 di ricchezza derivante dall'avventura. Ok, però aspetta, Marcatrude sta qua, che sta ripristinando l'ordine pubblico, o meglio ci sta provando, e diciamo che è una cosa abbastanza particolare. E qua sotto abbiamo i norici che si sono affacciati, quindi riusciremo ad accolparla. Insomma, stava Tancred. Sta cosa del corrompito mi pare una cazzata a me. Ah, quindi ha perso un'unità, quindi sono passati da qua. Vabbè, dai, però tutto sommato non è così male. Non pensavo che facesse quel tipo di. Mi viene da tutto il commercio. Una provincia locale, diciamo che è buona, visto che dovrebbe genericamente farci aumentare qualche soldino. Poi c'è Gislin che continua a venire qua perché deve mettere gli occhietti su i territori dei norici, dove vediamo, vedi, ha belle c'ha, non scherzano, so tre gatti, ma c'hanno già là tre armate. Ma scusate, non erano segnati come mezze seghe? No, giustamente li ho attaccati e hanno ripreso, no? È classico proprio. Hanno ripreso potere nel momento in cui vengono attaccati. No, scusate, era questo. Che vengono attaccati, salviamo le scorte, così perlomeno non puoi fare tutta la strada che ti spetterebbe di fare. Poi c'è, oh, vedi, però oggi i nostri stanno livellando alla grande, eh? Che direi che è buona come cosa. Allora, più 5, ok, mettiamo anche questo. Ok, mettiamo anche quest'altro. Che cos'è? Padre degli dèi, ascoltami. 5 al morale, più 1 allo zaino, 3 alla ricchezza, 1 all'astuzio, meno 1 al negoziamento, che però è solo quando schierato. Sblocca di uccidere la gente con un generale vivo, mentre lo pubblico in tutte le province del 2%. Più 5, però sblocca converti, questo è arruolamento, diplomazia, non è che ci sia tutta sta grande, diciamo questa, ma non è che sono proprio completamente convinto di ciò che ho fatto. Allora, questi erano i figli della quercia, dovevano stare qua a controllare le terre a sud. I cinghiali furenti invece dovevano salire su. Scriminatori certi, vedete il blu. Ok, questa è una stacca da 20, però, quindi teoricamente parlando dobbiamo attendere che con questa veniamo giù. Cinghiali furenti, questo non può. Ah, vedi però, eh. Vabbè, allora poi i cinghiali furenti stanno qua, le asce insanguinate stanno qua, al momento stanno rinfoltendo un'unità. Qua ci abbiamo l'armadia di Odino, che invece però l'abbiamo lasciata qua temporaneamente perché deve refullare delle unità,
3 per la precisione, quindi lasciamola là. I fedeli del sangue, come i figli della quercia, sono qua a sud a tenere l'altro lato. Gli uomini di legno stanno qua dietro a dare manforte. Quindi diciamo che noi li spostiamo. Da questa parte perché potrebbe essere quella più facile da attaccare. Ok, mentre noi la lasciamo così in modo che ci può dare del supporto. Vediamo le nostre terre. Allora, qua è in costruzione, quindi al momento lasciamo fermo così. Aspetta, in Suebia però l'ordine sta calando. Questo più 6 all'ordine pubblico, quindi fra 3 turni dovremmo avere un guadagno di ordine pubblico. Meno 4 al cibo, meno 4 al cibo. Vediamo un attimino se abbiamo qualche cosa di incostruzione di cibario prima. Qua no, qua no. Uburzis. Abbiamo ai 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 ai, non mi ricordavo di questa unità. Vabbè, comunque dovremmo venire su proprio a strascico così, teoricamente parlando. Allora, la Sarmazia qua, però Tur mi chiede di ingrandirsi, quindi facciamoli ingrandire. E ci andiamo a costruire un albero sacro perché qua, come vedete, non abbiamo edifici per la religione. Uburdis l'abbiamo fatta, lo sta ricostruendo. Qua ci dà anche il cibo. Questo che cos'è? Il costruttore di corni, va bene. E il cuoio, ok. In Caspia ci abbiamo solo questo ad Olbia. Ma io a questo punto lo farei livellare perché tanto per una sola costruzione non penso che potremmo andare a soffrire chissà quanto. Bosco di Thor, altare di Eustre, religiose germane. Ah, qua perché ce abbiamo già due. Vedi? Meno 8 all'ordine pubblico per turno. Minchia, qua veramente tocca tirare su ordine pubblico come se non ci fosse, no, come d'altronde in tutte le mie campagne di Total War, che non era novità. Meno 4 al cibo. Ok, comunque possiamo andare a livellare queste. Allora, innanzitutto portiamo su questa così ci dà del cibo. Poi questo che dà ordine pubblico in contemporanea al cibo di questi. Abbiamo finito i soldi, quindi possiamo anche passare il turno in tutta tranquillità. Un figlio è diventato adulto, Merovec. Dovrebbe sviluppare l'abilità, questo è diventato adulto. Ok, olio bollente, così almeno glielo buttiamo in testa quando arrivano. In Germania Magna la ribellione è imminente, grazie. Le offerte in generazione del fiume, la gente rimase ad aspettare che gli dei andassero via la vecchia strega. Non fu più vista, dunque tutti ringraziarono gli dei per aver allontanato la disgrazia da loro. Abbiamo fatto una scelta giusta. Questa, per chi non si ricordasse, era nell'episodio precedente, ci veniva comunicato che era stata avvistata una strega che usciva da un bosco nei pressi di una nostra città, e che quindi avremmo dovuto pagare delle. Mamma mia, pure qua stiamo a tocchi. Avremmo dovuto pagare diciamo, un sacrificio, oppure non si sa quello che sarebbe successo. Diciamo che ringraziando il Signore, anzi ringraziando Thor. Più te all'ordine pubblico. Ok,
abbiamo preso questo e sono 4 turnini e passano veloci. Vediamo se riusciamo a... L'abbiamo provato, ma ci ha detto male come al solito. Andiamo a ridurre la movimentazione sulla mappa. Perfetto, così non può andare a rompere le palle in giro. Bikilidis, e noi ce la mandiamo contro gli schiavi. I figli della Quercia stanno qua a controllare. Con questi andiamo a mettere subito sotto assedio Noreia. Ammazza, la vinciamo proprio a botta secca e quindi andiamo subito a chiuderla. Io proporrei questa cosa, amici. Boh. Questo senza colpo ferito, amici. Ok, abbiamo tolto una città abbastanza importante in quanto era una capitale di una provincia. Benissimissimo amici, ok, abbiamo preso la città, livellino per il nostro general, a cui andiamo a dare campo visivo di anticipare l'imboscata nemica. Questa è ottima, la prossima è quella di anticipare le imboscate, che non è male. Questo qua però se chiudiamo con Casurgis. Questi chi sono? Gli Eravisci che stiano muovendo guerra contro i Norici? Ci stanno in guerra, sì. Sì. Decisamente stanno in guerra. Decisamente sono in guerra con loro, quindi veniamo a Casurgis, non abbiamo ordine pubblico in salita, però se mettiamo questo ci abbassa il cibo e ci alza di 3 l'ordine pubblico, che non è male, dopo lo facciamo. Allora, il problema adesso qual è? Il problema adesso è che noi dobbiamo muovere un esercito velocemente contro qua sotto i Norici, che però hanno 2 eserciti, forse anche 3, perché uno starà nascosto da sti parti, l'infame. Comunque siamo quasi arrivati ad entrare nell'Italica penisola, eh? Oh. È difficile amici, perché vi spiego, vorrei andare contro gli schiavi. Vorrei muovermi contro gli schiavi, che qua mi stanno creando non pochi problemi, in quanto mi massacrano con l'ordine pubblico. Casurgis, che abbiamo una bella guarnigione, però non è ancora piena, quindi è rischioso allontanarli in questo momento. In questo momento è pericoloso muoverli, quindi forse rimaniamo fermi là e ci muoviamo con quegli altri, però con questo. Ok. Vediamo se riusciamo ad evitare di farli arrabbiare. Let us talk, and let us have good wine until we can talk no more.
You speak well, but I fear the spirits do not approve. Si può offrire o chiedere denaro come risarcimento per i danni subiti in guerra, come offerta per prevenire un attacco o come atto di benevolenza. Questi pagamenti, a meno che non siano parte di un accordo diplomatico... E stai zitta, mi dai fastidio. Ops, e vabbè, lasciamolo là che comunque è un terreno amico. Gli uomini di legno, adesso io, bella cosa, li manderei in supporto qua. Perché secondo me questi proveranno a venire giù. Sicuro, proprio a palla di cannone, ci potete mettere la mano sul fuoco. Allora... Però qua mi sa che ci conviene a tutto. Ci conviene alzare tutto. Inercinia. Ragazzi, è Noricum, sta bene, quindi... Indagia, Sarmazia... io alzerei... Alzerei il cibo. Vai, abbiamo fatto, possiamo passare il turno. I Revisci hanno fatto una bella cosa, sono andati a infastidire un esercito. Che non è male. Tanto non potevamo fare niente di meglio. Come hanno usato? Come hanno usato? Minchia. Che coglioni, si può dire? Costruzione completata, popolazione indignata, insegnamento perduto. Questa è una cosa che mi fa veramente... Quindi chi so, i marcomanni mi sa poi dalle altre cose, vero? Questi stavano a zonzo fino a mo' e sono venuti a rompere i cocomeri a noi. Voi vi rendete conto? Adesso questo che significa però, amici? Che noi gliela faremo pagare e nel modo più cattivo che possiamo trovare. Li squarteremo tutti dal primo all'ultimo. Wow. Marcatrude, dai. Che vi avevo detto, perché non vai da questa parte? Ma intanto vieni qua, perché devo sempre vedere qua bene davanti a noi.
Ghislin. Voglio andare a vedere se qua sotto c'è sta qualche cosa in movimento. Perfetto. Vigilidis. Vigildis. Bilikildis. Mandiamogli i disordini così. Creiamo un po' di ecco, te pareva. Creiamo un po' di scompiglio all'interno. Questi li lascerei qua. Ma questa è una cosa che veramente era, mi ci guardate. Questi, ma qual è il problema? È che questi vengono qua e rompono i coglioni loro. Questi non hanno fatto un cazzo e si ritrovano nel terreno mio, che è una cosa che mi fa molto e molto ma molto incazzare. I fedeli del sangue stanno qua, gli uomini di legno stanno qua. Qua come procediamo con la 70-240, questa è appena nata, quindi che voglio spostarlo verso il basso. Lasciamolo attraversare qua. Così qualsiasi cosa che vengono sotto o passano sopra gli possiamo andare dietro. E senti coso, non mi sei piaciuto molto quello che hai fatto, ti dico la verità, quindi penso che ti vengo a bastonare la noce del capocollo. Allora, meno 4 al cibo, però più 2 all'ordine pubblico, che non fa mai male. Più 10, questo che fa 200, ok, però niente, no, mi serve l'ordine pubblico, devo alzare cibo e ordine pubblico in questo momento, amici, quindi dobbiamo un guerriere con lancia. Il bosco di Eostre, giusto? Eostre, sì, una volta che ho detto bene. Punto Caspio, non c'è nulla da fare. Qua stiamo alzando l'ordine pubblico, o meglio, speriamo di riuscire ad alzare l'ordine pubblico. Finiti i soldi. Turno passato. Qua mi dice che a Sarmizigedusa c'è stata una rivolta a Flevum ed eccola. Alziamo subito questo in modo che ci dovrebbe mettere qualche guarnigione in più. Non ci cambia niente tra questa e questa, quindi va bene. 2 trombini di tribù e lancieri di Vodanaz. Questa mo con 2 turni ti ha messo sotto un esercito esercito immortale. Che tanto è sempre così. Ma
basta vedere questo, guarda. Non c'hanno soldi manco per mangiare, però riescono a come si dice, a reclutare le peggi unità. Vediamo se riusciamo a scoprire qualcosa. Niente. Tancred sta qua. Non vedo, c'era un'unità dei norici là, non la vedo più. Fammela spostare da quest'altra parte. I cinghiali furenti ancora qua in attesa che niente, amici, facciamo come al solito, visto, notare che con un quarto delle nostre forze riescono praticamente a buttarci giù il 20% delle unità, che è una follia, che è una vera e propria follia, amici. Tra altre cose c'hanno pure un'unità e mezza, eh. Te l'ho detto, guardate, cioè, ok, e questo l'abbiamo fatto. Poi adesso l'armadia di Odino, direzione Patavium. Allora, se io libero loro, qua ci arriviamo, e con loro non ci arriviamo, quindi conviene che la portiamo giù fino a un certo. Portiamola qua. Facciamogli fare un'altra 2 unità in modo che noi l'ordine si ristabilisce abbastanza decentemente. Mi sa che ci conviene, a livello finanziario ci converrebbe stare fermi un paio di turni, amici, perché tanto abbiamo in costruzione diciamo parecchie cose. Abbiamo in costruzione parecchie cose, quindi diciamo che possiamo, questa un'altra volta, a ripararlo. O ci conviene starcene fermi anche forse più di un turno. Fine economico. Man mano che cresce il tuo dominio, cresce anche il bisogno di riempire le casse. Tra le varie imprese che puoi intraprendere, quale ad esempio più redditizia? Il commercio, l'agricoltura, le attività produttive. Attività produttive. Il tuo insediamento è stato saccheggiato. Rapporto di costruzione, ok. Gli utenti aumentano, popolazione indignata, inferiche, travagliate, esercito distrutto. Vabbè, è una guarnigione, quindi purtroppo non potevamo fare ulteriormente. Qua sotto c'è la Massilia. Ok, là parlano che stiano solo loro. Quindi fondamentalmente se andiamo giù con due li dovremmo... Guarda un po' che v'ho detto, amici. Dove stava sto porco? Sto puercos. Che se nascondeva.
Più 10 capacità di movimento, questo non è male perché se mi riesce arrivare dove non si arriva. Andiamo a screditarlo, è un buffone. È un buffone puzzone. Fallimento istruttivo. Beh, diciamo male, dai. I cinghiali furenti che se ne stanno qua. Buoni, 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 buonini. I norici qua sono riusciti a far passare un esercito da dietro, amici. Io questa cosa, guardate, voi non ci credete, ma io non le capisco. Non le capisco. Le asce insanguinate hanno ripreso, al momento tengono sotto controllo. Questi qua. Facciamo soffrire gli uomini di legno, vengono qua. E 14 qua, quanto c'hai? 11 più 5, 31 unità su per giù, 16, 16 e 14, 30, una trentina di unità contro le nostre 40. Questa me la voglio giocare però perché no, tocca vedere un po' di sangue che scorre sul campo di battaglia. Mamma mia, ce ne quando urlano. La battaglia sta volgendo in nostro favore. Take the head straw! We are the Dark Forest, hail the
Boom, ma che botta, amici. Ah, ma c'è stai con tu, sta che l'hai sta fissa, oh. E mi ha sparato sui miei perché mi fate rosicare, eh. E questa qua? Dai. Il generale nemico è morto. Beh, questa era relativamente facile. E con questa conquista, amici, entriamo in terra italica. Quindi potremmo andarci a scontrare con Roma, se ancora... se ancora esiste come fazione. C'è, ah, Roma, eccola qua. Se c'è come... c'è e c'è anche qualche possedimento, eh? Roma... non sembrerebbe, non so, proprio pipponi, infatti ambiziosa subdola, noi siamo onesti. Abbiamo acquistato risorse acquisite, cristalleria, ottimo, ottimissimo, amici. L'armadia di Odino, che è quella che è entrata, ottimo. Più 5 a tutti gli armi dell'esercito, meno 4 al mantenimento, più 8 al morale, serve la cavalleria, più 3 incursioni, 8 abbiamo proprio infantile leggera e molto leggera. No, io cercavo i print crocche, però non vedo. Facciamo questo qua, almeno il mantenimento si abbassa un costo importante nel gioco. Così arruolamento, così anche questa riesce a prendere qualcosa di buono. I figli della quercia stanno qua. Sembra esagerato il bilanciamento della forza da parte loro, però che bisogna fa?
Vediamo se riusciamo ad alzare l'ordine pubblico. E niente, facciamo questo, che tanto non ci porta vantaggi particolari. Ah, ci abbiamo gli archi, cacciatori con arco lungo, quindi togliamo questi. Anche, ops, no, allora dopo. Allora dopo lo mettiamo l'unagretto. Ok, i fedeli del sangue stanno qua in tranquillità. E segnale, vediamo un po' se avessero sbloccato gli archi. No, non hanno sbloccato arco qua. Oh, qua tu. Potenziati. Oh, anche tu. Potenzia, forse tutti i general, no. Ok, passiamo dopodiché alle nostre città, però stiamo fermi per un altro turno, amici, perché vorrei reintegrare i soldi. Gold freely given and gratefully accepted is a blessing from the gods to all involved. So say the bones. Excellent! My people will feast me handsomely because of this news. Immanuenzio effettua un sabotaggio nei nostri confronti a Noreia. Il capo è tracciato in legno. La vecchia deve diventare un pantano insuperabile. Val de Drudis, fine Maracar, interesse comune, missione assegnata. Conquista un insediamento. Ok, allora, dove sta sto infame che si nasconde poi tra le altre cose? Vedete? Non si vede. Tra i Celti e Roma. Rapporto di costruzione, tratto acquisito, rapporto del furiere, popolazione infelice, fazione in ascesa, Cortagonova, popolazione travagliata, fazione distrutta, i Turdetani. Particolare la situazione, ragazzi, dobbiamo cercare di sistemare, ma col fatto che abbiamo la costruzione non ci possiamo nemmeno. Allora, è tutto unità, 6.000 unità di terra, scusa, unità d'assedio, 25 unità di difendere la massima, più 20 tiri. Ma dobbiamo avere degli occhi dappertutto, amici. Perché, tipo, fate conto qua, abbiamo la necessità di vedere cosa accade da questa parte, perché avendo delle terre che confinano, questi potrebbero tranquillamente girarsi dalla mattina alla sera e mandarci a quel paese, grazie ai lugi che ci hanno tolto una grande rottura di palle che erano gli schiavi. Arruolati con noi, vieni, vieni. Nemica assassinato, ecco. Abbiamo risolto il problema. Non si è voluta schierare. Era meglio che te schieravi, no? Tu che dici? Le asce insanguinate stanno ancora qua a tenere la situation under control. Questo sta bene qua, gli uomini di legno inseguono i guerrieri erranti. Gli abbiamo addirittura fatto un'imboscata, amici, non so come gliel'abbiamo fatta. Andiamo a combattere la battaglia sul campo.
Arriva la Hanno caciara. scoperto le nostre unità Ma nascoste. che, davvero? Che li stiamo aprendo in due. Hanno scoperto le nostre unità nascoste. Sì, perché ce l'avevamo. Minchia. I nostri uomini stanno scappando dal campo di battaglia. Che spettacolo vergognoso. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Sta volgendo il nostro favore. Dai, vamo a tirare ste frecce oppure che ne so. Quello che cercavo. È morto. Però noi abbiamo perso il nostro, porca pupazza, abbiamo perso Hildeburg.
Ah, poi diceva, ma sai, abbiamo preso la battaglia di Edimburgo, non credevo, non mi risultava. Comunque ho abbastanza rosicato per la perdita del generale. No, volevo dire alla famiglia, scusate. Così ricoverano velocemente. Poi andiamo a vedere la situazione in Sarmazia. Scusate un attimo, portiamo in lettera alfabetica, in Cisalpina. Ovvero la regione appena presa, che condivide con la Massilia. Allora, meno 4 al cibo, però sì, ci conviene perché comunque dobbiamo portarlo in alto e non ci possiamo permettere di non avere difese adeguate. Poi Sarmizi Chetusa, ok, sta salendo al prossimo turno, immagino che l'ordine pubblico dovrebbe ulteriormente andarsi a serene, tranquillizzare. Un attimo, mi viene qualche termine strano. Flevum. Oh, qui abbiamo questo esercito ribelle, dobbiamo andare su con qualche esercito. Devo fare un nuovo esercito qua, amici. Per forza. Gundobad. Aribert, re. Poi. Ok. Ci mettiamo questi, perfetto. Lo so, ma mi serve perché devo andare. A parte mi serve per controllare queste regioni su, quindi tutto sommato con la scusa che stiamo facendo in ordine alfabetico, scusaci. Poi in Germania Magna, abbiamo detto di portare su il cibo, no, a Flevum al momento siamo stabili. Uburzis. Ah, Tolifurdum gliel'hanno tolta ai miei amici cimbri. Greetings, friend. I've called. I Lugi. Sit, friend, and let us talk. You have an honest tongue, and so I reject your. Scusate, ma c'avete una regione a testa. Non ci avete più niente e continuate a Welcome. non We will volervi. talk, and then we will feast until our guts rumble. Are you? I fear my ancestors and spirits of. Welcome, worthy friend. Niente, è inspiegabile, vabbè. Burzis, 103 la crescita, 103, però non ci porta particolari vantaggi. Costruttore di trombe. Questo poi di là che si fa un trombone di quelli fantasmagorici. In Pannonia. Vai su con questo. Istros che ce l'aveva danneggiata quel fio di buona donna in precedenza. Questo due turni e salta, eh. Grazie a Noricum. Sta finendo l'integramento della guarnigione. Ok, passiamo al turno. Vediamo cosa succede, eh.
No, vabbè. Non ci si crede. Un membro della famiglia è stato scoperto mentre cacciava le sacre delle sacre lepri. L'agente della tribù chiede il sangue. Uccidilo, tutti devono pagare quando sgarrano, tutti. Esercizio di costruzione completata, Pedro Dava, popolazione indignata. Insediamento perduto, rapporto di popolazione infelice, fazione in ascesa, i frisi, popolazione tra i frisi. Una cosa comunque assurda, amici, io lo dico. Di sto gioco non l'ho mai capita. Non l'ho mai capita di questo gioco. Le determinate, come si dice, non so come dire. Dinamiche, determinate dinamiche del gioco, non l'ho mai capite, credetemi, faccio difficoltà. Faccio grandissima difficoltà a capire determinate dinamiche del gioco. I cinghiali furenti stanno qua a Noreian in tranquillità. I figli del destino. Poi dalle altre cose abbiamo anche veramente uno scandalo di unità in questo momento. Cimancieri di Vodanaz. Burzis, Casurgis, Istros. Questa è la prossima, si presenta una ribellione. Qua Burzis invece tutto sommato siamo riusciti a mantenere la situazione abbastanza tranquilla. Non mi dite come, perché quelle sono quelle dinamiche che ti ripeto che non riesco a capire. I fedeli del sangue stanno sempre qua, vediamo se c'è nessuno che si affaccia. Gli uomini di legno devono obbligatoriamente reintegrare perché stanno a tocchi. Però nel frattempo che reintegrano, mi sa che ci conviene partire. Ci conviene partire, ma vediamo un po' se riusciamo ad andare a commerciare con Roma. Vuoi diventare un mio stato tributario? Io non capisco perché sto sempre sulle palle a tutti. Inspired as it undoubtedly is by the wit and wisdom of No, Athena io volevo herself. commerciare veramente, ma Sparta non si sa perché non riesce mai a commerciare. The gods will have me listen to you.
flapping tongue that speaks without wisdom. Your goods, well. Niente, là è come matematico che io stia sulle palle a tutti nei giochi. Vabbè, e niente amici, ci salutiamo qua e vi invito a mettere like al video, ad iscrivervi al canale e condividere con i vostri amici. Ci vediamo al prossimo episodio.